Oggi il menù è minestrone. Minestrone, molto piccante e salato come piace a loro, è incredibile. Ci chiedono addirittura il sale. Dopo finito il polpettone, gli daremo la carne, o prima o dopo gli daremo la carne. La maggior parte delle terrate sono da parte delle persone che ce le portano e quindi dobbiamo ringraziare la città di Roma che quella che sta zitta fa per i migranti, quella che chiacchiera è capace soltanto di non comprendere le vere ragioni per cui queste persone stanno qui e io le inviterei a convivere le loro emozioni, le loro esperienze per vedere che non c'è nessun motivo che li spinga se non la fame, la paura e il rischio che corrono nei loro paesi. Pane, alcuni di loro che magari sono stati qui l'anno scorso ma restano in contatto con voi, vi informano dove sono riusciti a chiedere asilo. Anche tu hai una storia a lieto fine che ci puoi raccontare? Vabbè, la storia di Rosaria è questo ragazzo che è anche tornato adesso a trovarci in vacanza, adesso è venuto al Baobab e adesso vive in Germania. Ha una casa, ha ricevuto l'asilo, quindi sta facendo un percorso di inserimento anche sociale. Now you live in Germany. Why are you still in Rome? Yeah, I'm coming back to Rome because I decided that I have to do or I have to say something for Baobab and all the volunteers to say thank you that they made everything, encouragement, facility, money, clothes, something else, everything. They helped me and other guys, all of the immigrants that they do. I'm really happy, so I'm coming back to here to say thank you very much. Just get your reward. Last year you were here in Rome. Yeah, I was here. From June until August I was here. Abbiamo messo le tende e quindi adesso c'è, diciamo, un campo, fatto di tende più simboliche oramai perché non ci stanno più perché i numeri sono alti e quindi la maggior parte la sera dormono, abbiamo comprato dei tappetini da yoga e dormono proprio sull'asfalto. Quali sono le nazionalità più presenti? Principalmente sono eritrei, etiopi e sudanesi. L'IZ antiterrorismo è da quando ancora il centro era aperto in seguito agli attentati di Parigi, che noi veniamo periodicamente, regolarmente controllati e immagino che facciano ricerche anche per appunto per presunti terroristi, quando in realtà qua c'è gente terrorizzata, non terroristi. What about your food? This is my food and broken in company. Where? Broken in company in Syria. I'm going from Egypt. Egypt? Egypt, yeah. And then by boat to Sicily? Yeah, in boat. And what did you remember about the boat? I don't know. I don't remember. No. You don't remember nothing? I don't remember. It was terrible, I think. Yeah. Now you are in Rome and then you try to go to North Italy and then? Rome and Italy and Ventimiglia and go in France. Do you know that in this moment the border are closed? It's closed, yeah. I want clothes. I know, but I can't open. Alhamdulillah. You are waiting for the opening. Yeah.